quando tu c'hai, come dice Josephine Baker, una grande cantante jazzista del passato, devi avere un fumo dentro, come il diavolo in corpo, devi avere in testa che quella cosa lì la devi fare bene, ci devi riuscire. Poi a volte ci riesci e a volte no, ma non è un problema. Quello è nel risultato, nell'approccio. Voi dovete avere l'approccio, come dire, di riuscire, di essere più bravi, di essere i migliori, perché è quello che vi fa fare il salto di qualità. E un giovane italiano, magari laureato, che sta vedendo come unica prospettiva quello di andare a trovare un lavoro all'estero, in questi sensi, in questi tuoi concetti, può ritrovare la forza per crearsi un lavoro in Italia, per avere un approccio nuovo di lavoro in Italia? Senti, Giorgio, questo, diciamo, è un discorso, diciamo, particolarmente per me delicato e complesso, perché naturalmente parliamo a dei giovani, parliamo a dei ragazzi e, diciamo, e bisogna anche stare molto attenti a calibrare, diciamo, le parole. Allora, io, come ti dicevo prima, sono fautore di un approccio, cioè di un modo di fare le cose. Ok, mi ha scritto, ecco, ti rispondo in questo modo. Mi ha scritto qualche mese fa una mia ex studentessa dei primi anni, per cui, insomma, sinceramente non mi ricordavo neanche più di lei. Dice: prof, ho letto il suo libro, ho letto che bisogna sempre fare bene le cose, mi sono ritrovata molto, eccetera eccetera. Dice: però io ho 28 anni, ho fatto sempre così, però ancora non ho trovato un lavoro. Ma secondo lei io quando devo ancora aspettare? Ora un po' me la sono cavata con il mestiere, perché le ho detto cosa vera, che, diciamo, uno dei miei modi di presentarmi a inizio corso era il fatto di dire, come dire, che essendo io un essere umano normale, ci tengo molto alla mia normalità, diciamo, ho un mare di domande e pochissime risposte, per cui non lo vedi. Però, tolto, diciamo, questo aspetto qui, io ho provato a delineare insieme a lei questo tipo di discorso. Alla fine, se tu fai le cose fatte bene, come calcolo delle probabilità, hai più probabilità di riuscire a trovare delle opportunità o di riuscire a costruirti delle opportunità. Questo mi sento di sentirlo dire in coscienza ad un ragazzo. Se tu studi serio, se tu studi, ti impegni, se tu le cose le sai veramente, che è una cosa diversa da prendere 30, perché sì, sempre per il discorso della razionalità limitata, si può pigliare anche 30 e non aver studiato bene, perché siamo tutti esseri umani, comprese le persone che naturalmente fanno gli esami. Cioè, tu alla fine sicuramente avrai più opportunità, perché è così, perché alla fine oggi, diciamo, un'impresa seria che deve pigliare un ragazzo cerca di pigliare un ragazzo che gli può dare un valore, gli può dare un valore aggiunto. In più ci sta, diciamo, come dire, ci sta una cosa in più, che io quest'anno vado per i 59 anni e che io continuo a fare, naturalmente con i vantaggi di essere una persona che un lavoro ce l'ha, che è realizzata, quindi mi rendo conto che non è la stessa cosa per me o per un giovane. Però comunque, quando tu fai una cosa, la fai bene, c'hai più facilità di svincolarti dal risultato. Certo. Perché il risultato, come insegnano i teorici della decisione, è una trappola. I risultati e il tempo sono due grandi cose molto importanti, naturalmente, però sono anche due grandi trappole. Certo.
perché, come dire, per esempio certe volte ti viene chiesto di fare presto e bene cose che non si possono fare presto e bene, perché se le fai presto non le fai bene, se le fai bene ci vuole il suo tempo per farle bene, perché non tutte le cose, per esempio, si possono fare presto e bene. E la ricerca del risultato, che naturalmente è una cosa importante, soprattutto nelle organizzazioni, fondamentale direi, però diciamo paradossalmente il risultato, questo proprio tecnicamente lo spiegavo ai ragazzi quando facevo il corso all'università, è che proprio tecnicamente tu c'hai più possibilità di arrivare al risultato quando più ti svincoli dall'angoscia di dover raggiungere un risultato, sì. Perché il raggiungimento del risultato è l'esito di un processo, non è la ricerca del risultato, altrimenti ci metteremmo tutti come Sherlock Holmes, sì, a cercare il risultato. Invece, come dire, il risultato viene dopo un processo, dopo un percorso, a volte. E quindi da questo punto di vista, quello che io continuo a sentirmi, ho detto alla mia ex allieva che poi ho rivisto, insomma, adesso diciamo siamo diventati amici, è che conviene a prescindere fare le cose per bene, perché hai più possibilità di cogliere il risultato e sei più soddisfatto quando vai a dormire la sera. Naturalmente costa più fatica, questo è fuori discussione, però questo fa parte di quello che io mi sento sempre di chiedere a me stesso, ai miei figli, ai giovani, ai tanti giovani con i quali per mia fortuna vengo quotidianamente in contatto. Cioè loro la fatica ce la devono mettere, cioè se uno studia, come diceva papà, deve buttare il sangue sui libri, se uno deve fare una cosa fatta bene deve buttare il sangue a farla bene, perché questo lo dobbiamo a quello che stiamo facendo, è il mio modo, come dire, di dare senso al fatto di essere un essere umano.